La mia testa è un focolaio di sovversivi. La mia testa è un focolaio di sovversivi. Rubano, dormono, sbagliano, sbadigliano, ridono, partono, arrivano, piangono. La mia testa è un focolaio di sovversivi. Sono i pensieri, sono le idee che mi seducono con sguardi allusivi. Oh, come stai? Una bomba. Tu da anni rappresenti per noi molte cose, la musica, la politica, l'arte. Il posto da cui è nato tutto ciò, Napoli, ha influito questo percorso musicale? Sicuramente sì, essere nato in quel posto, aver vissuto le esperienze che ho vissuto, sicuramente hanno avuto un ruolo fondamentale nelle cose che ho scritto, insomma. Però credo che in qualunque posto del nostro pianeta ci siano delle ingiustizie, ci siano delle difficoltà da affrontare che ti trovi ad affrontare da solo. E la nostra musica ha varcato da subito i confini della nostra città, proprio perché chiunque si sia trovato in qualunque contesto, anche contesti più semplici del nostro, a dover affrontare delle difficoltà grosse senza il sostegno delle istituzioni o della società civile, capiva esattamente quello di cui parlavamo. Sono, diciamo così, tematiche che vanno al di là dei confini di una città, ma che in alcune città apprendi, diciamo, più velocemente che in altre. Prendi ispirazione da dove per i tuoi testi? Dalla mia vita, che poi è una vita sempre ai confini. Se tu dovessi dare un consiglio alle nuove generazioni di musicisti, di artisti, cosa gli vorresti dire? Apritevi una vineria. Una bella vineria. O di vini pregiati o anche di vini scadenti. La vineria va sempre, è una buona idea. Abbiamo passato purtroppo circa 2 anni di Covid e tutto quanto. Tu in quel periodo lì hai continuato a scrivere oppure non sei riuscito a buttare fuori niente? No, in quel periodo ho scritto un po' di cose, ma non ho sentito l'esigenza però di pubblicarle, ne ho pubblicate solo una piccola parte. C'ho ancora un sacco di roba più o meno in mano di cui non so bene cosa fare e sto esplorando nuovi territori più vicini alla performance, al teatro, al reading, al racconto comunque, che alla scrittura di musiche, di pezzi pop, diciamo. Questa è sicuramente una fase che credo sia conclusa della mia storia. Sono alla ricerca di altro in questo momento. Nonostante tutti questi anni, cosa ti spinge ancora a suonare, a cantare e andare sul palco? Cosa ti spinge a farlo? È l'istinto di sopravvivenza, perché io se non lo faccio muoio. Sono una specie di depuratore. Accumulo veleno e sopravvivo solo trasformandolo in qualcos'altro. In musica, energia pulita, prospettive. Sono proprio cose che, al di là di quello che è l'impatto che possono o non possono, riescono o non riescono ad avere nella società, sicuramente per me sono uno strumento di salvezza, e quindi lo faccio anche solo per me. 3 artisti che bisogna assolutamente conoscere. Facciamo 2, Iglesias e Bob Marley. Perfetto. Molte grazie. Ciao ciao. Ciao. Corre, corre, vaya, yo, 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 corre, corre, vaya, yo,